Come si fa a far sentire i piccoli cittadini di una comunità parte integrante e attiva del tessuto cittadino? Semplice, gli si dà il modo di esprimersi, li si ascolta e se possibile si mettono in pratica le loro progettualità, frutto del loro animo puro ed incondizionato dalle convenzioni e dalla burocrazia. E quanto accaduto a Marotta, nel comune di Mondolfo, dove sono apparse nei giorni scorsi delle strisce pedonali molto particolari, simili ad un codice a barre, ma coloratissimo. Il giovanissimo primo cittadino Nicola Barbieri, figlio dei suoi tempi, ha subito reso pubblico l'evento sui social e la cosa ha fatto il giro di mezza Italia. Sì, dai, una bella cosa, una bella iniziativa che abbiamo portato avanti come amministrazione comunale. Le strisce pedonali colorate non ci sono in Italia, ma ci sono in altri paesi all'estero. Abbiamo ripreso questa idea, che è molto bella, che ci avevano richiesto i bambini delle scuole, l'abbiamo portata avanti, piace a tutti i cittadini e turisti, quindi siamo contenti. A Madrid, in Spagna, questo tipo di espressione artistica non è una novità. Ci ha pensato l'artista bulgaro Cristo Güelo, quello della passeggiata sul lago, tanto per intenderci, a inventare il Funny Cross. A Marotta, invece, ci hanno pensato i bambini. Abbiamo chiesto appunto ai bambini come vorrebbero la loro città, più bella, più colorata. Sono emerse tantissime proposte, perché i bambini veramente hanno più idee, più fantasia di noi. E tra queste c'erano le strisce pedonali, ma hanno proposto anche una riqualificazione delle aree verdi, anche più spazi per giocare, per le attività sportive. Quindi diciamo che vogliamo veramente come amministrazione ascoltarli e anche farci conoscere di più come amministrazione comunale. Ci sono anche testimonianze tangibili della presenza dei bambini con delle mattonelle colorate. Che cosa sono? Sì, questa è opera di volontari dell'associazione Chiaroscuro, che ha già iniziato quest'opera al molo di riqualificazione del lungomare, e la notte dei bambini è nata questa idea di far provare, sperimentare proprio ai bambini stessi l'idea del mosaico. Quindi hanno iniziato e abbiamo pensato di porlo qui proprio sulla piazza.